Non è il caso di tergiversare. Per cui abbiamo capito, parlando con diversi amici e con persone che si ricordano le cose, che comunque questa scheda, questo amplificatore, dovrebbe avere un qualche circuito di compensazione. Per cui la differenza tra i vari FE di questi transistori non dovrebbe essere così problematica, anche perché gli originali erano già di per sé molto differenti tra loro. Quindi ho scelto questi, non vi dirò i loro valori perché ho deciso che me ne sbatto proprio, e li monteremo principalmente sul dissipatore e dopodiché sulla scheda. Dovrò pulire lo schifo, c'è molto schifo e va pulito. Poi dovrò trovare tutte le vitine che sono qui, dovrò pulire la mica cazzi, e quindi è il momento di montare questo amplificatore e vedere se abbiamo fatto un lavoro vano, inutile, oppure no, a capire le piramidi. Con un po' di alcol, basta usare dell'alcol, va bene. Metteremo della nuova pasta termica. Ora devo cercare di pulire senza rovinarli questi cazzi di mica. Ora spalmiamo la pasta termica col dito, perché d'altro questa roba, non dico che è quasi solida, ma è una specie di gomma merdosa. Io ho il sospetto che non sia proprio il massimo, perché è solida. Non riesco a spalmarla come si deve. Rimane solida. Forse c'è troppo freddo. Non capisco, si stacca quasi a pezzetti. Non riesco a capire. Proverò a riscaldarla. Non so perché. È solida, è quasi solida. E ho letto che ci sono dei batch difettosi, per cui ho scritto alla Arctic. Loro dicono che ti mandano il nuovo prodotto in sostituzione. E siccome questa pasta termica ha meno di 2 anni e si è già praticamente asciugata, e allora vediamo se si può fare qualcosa, perché mi pare veramente strano. Io l'ho presa su Amazon, ho la mia ricevuta di acquisto qui, e quindi vedremo che cosa mi dicono. Nel frattempo la scaldo e vediamo se si scioglie un pochino. Ora l'ho scaldata e ho deciso che la verserò tutta in questo barattolo, se ci riesco. E poi sì, adesso sì che esce bene. E poi la mischierò. Ottimo. La conserverò in questa barattola, ma la mischerò con un po' di silicone. Ora è veramente liquida. Non so, forse è solamente fredda. Fatto sta che preferisco tenerla qui. Ne è uscita un bordello. È uscita praticamente tutta. Va bene. E ora, per adesso, vediamo un po'. Sì, non ce n'è praticamente più.
è venuta fuori la siringa pulita. Bene così. Ora però, se io gli verso un po' di questo silicone, che ormai non ha più pressione, quindi mi esce liquido, forse riesco a mescolarla e a ottenere una pasta termica. Sì, diciamo che si mescola col silicone. Ottimo. Allora, probabilmente ne ho aggiunto un po' troppo. Molto bene. Potrei usare un agitatore e metterla sull'agitatore elettronico per mescolare come si deve. Però adesso è veramente liquida. Beh, l'ho recuperata, dai. Sono riuscito a recuperare la pasta termica e a renderla finalmente utilizzabile. Ok. Quindi l'ho mescolata con questo, che è una bomboletta che ha perso il gas, ma è piena di silicone liquido. Ottimo. Ora posso proseguire. Bene, bene, bene. Forse ho messo troppo silicone, ma me ne fotto. Me ne fotto proprio. Va benissimo così. Adesso lo metto e poi lo faccio con l'agitatore. Lo faccio, lo faccio. Chi l'avrebbe mai detto? Il recupero della pasta termica. Vediamo se riesco a diluire questo troiaio che ho fatto, perché qua è tutto solido. Adesso succederà un macello qui. Ne metto un po' di più e poi pulirò. Come potete vedere, sto facendo già un macello. Riesco a stendere questo liquame. Sto impiastrando tutto, sto facendo un macello. Ne prendo un po' liquido e glielo sbatto sopra. Sì, avrei potuto fare una cosa migliore, però come già potete immaginare io me ne sbatto e va a cagare. Che schifo, sto facendo uno schifo veramente. Vediamo adesso se riesco a mettere l'amica nelle posizioni giuste. Adesso ci provo. Ecco, qua si tratta di ficcare questi, poi di ficcare l'amica così, e poi di ficcare il transistor, che va messo così come vedete. E poi in realtà il transistor non va messo così, perché devo mettere la pasta pure qua. Quindi ora devo mettere la pasta sul transistor e a questo punto la metto come si deve, così. Poi glielo ficco. E lui si appiccica. E poi gli metto i due buloncini. Ecco. Questo poi andrà messo per così. E questi andranno saldati sulla scheda. Adesso faccio questo lavoro orrendo per tutti e quattro. Pensavo peggio. Tutto sommato non è venuto un troiaio. Va bene così. Mo' si tratta di rimontare. E per rimontare devo fare la seguente. Devo prendere il circuito. Ah, però attenzione. Qui bisogna avvitare questi. Bisogna anche avvitare questi. Devo ricordarmi dove vanno messi questi, che sono dei diodi. O sono delle cose che servono per fare delle cose. Ora ci vorranno delle viti. Vado a vedere il filmato perché non ricordo più. Ok, ho visto come vanno messi questi. Questi vanno dritti così e si ficcano in questi due fori rotondi qua. Quindi così. E poi dall'altro lato si avvitano. Ma io adesso devo fare coincidere qua la scheda, bene, con
ricordo se questo va sopra o sotto. Secondo me va sopra. Poi questi ficcano qua e questo ficca qui. Ecco, e la mia scheda è in posizione. Questi, dicevo, si ficcano qui. Ah, ecco le loro viti. Questi si avvitano qui. Per adesso avvito a mano. Giusto per tenerli un po' fermi, sperando di non romperli. Se si rompono, io distruggerò tutto. Prenderò la mazza e distruggerò tutto. Sto già per distruggere tutto. Adesso qui abbiamo la scheda ferma. Qua ci va una vite. Qui il cavetto è ok. E poi dovrò piegare questi piedini per fare il collegamento. Non ce l'ho fatta a lasciare i terminali lunghi e quindi li ho accorciati. È più forte di me. Non riesco a lasciare il troiaio come era prima. Quindi adesso salderò i transistor con delle enormi palle di stagno nelle loro posizioni. Cosa abbastanza semplice, come vedete. Mentre qua va via la luce perché stanno cadendo due gocce d'acqua, e dato che ci troviamo nel terzo mondo e l'Enel è una merda, ogni volta che piove, che cadono due gocce d'acqua, qui salta la luce in continuazione e io non posso che bestemmiare l'Enel maledetta. Bollette sempre più alte, servizi sempre più scadenti, che siano stramaledetti. Io ho la casa piena di UPS. Come cazzo si fa nel terzo millennio ancora ad avere una rete elettrica così di merda? Io non lo so. Fatto sta che non posso fare altro che bestemmiare l'Enel. Che siano stramaledetti. Saldature di dubbia qualità, ma me ne sbatto e va bene così. Ma sì, vaffanculo. I transistor sono collegati. Questa punta di saldatore mi sta rompendo il coccige. Ok, a questo punto abbiamo fatto un grosso passo avanti verso il rimontaggio di questa unità. Abbiamo i finali montati, tutto recappato, tutto ricollegato. Devo avvitare questi due stronzi. Con una discreta quantità di odio etnico. Ecco fatto. Devo verificare che non ci siano contatti con i fili qua sotto, che non tocchino il telaio. Va bene. E chissà che non riusciamo a rimetterlo a posto. Questo in teoria... Ecco, è andata via la luce, di nuovo. E questo in teoria dovrebbe andare così. Ora questi cavi sono proprio in mezzo all'insieme cazzo palle. Sono proprio in the middle of the dick, come si suol dire. In teoria li posso mettere così. Però lui è in posizione, a questo punto potrei avvitare il dissipatore e questa parte, maledetto, sta parte del lavoro sembra completata. L'alimentatore a posto, messo lì,
questo è così, io lo posso avvitare. Adesso cerco di capire quali sono le viti che andavano qui, se non mi sbaglio vanno da sotto. Questo lo posso piegare, forse, in modo che tiene. Ecco fatto, questo già tiene di suo, perfetto. Bene, un passo avanti verso la devastazione e il saccheggio. Ed ecco ricollegato anche questo cavo. Ora questo come cazzo andrà? Andrà così? Può darsi. E questo dove andrà? Ah, questo va qui. E poi questo va qui. E questo va qui. E abbiamo rimontato l'amplificatore, lo possiamo già accendere così com'è. Yuhu! Vediamo se riesco a farvi vedere l'enorme quantità di pioggia che sta cadendo, per cui manca la luce. Guardate, è proprio un disastro. Va via la luce perché sta piovendo tantissimo, come potete vedere. C'è un sacco di pioggia. L'Enel purtroppo non ce la fa con questo gigantesco carico di pioggia. È logico che salta la luce con tutta questa pioggia. Porco. Ora lui è praticamente rimontato, ma devo pulire questo pannello frontale che fa schifo. Spero di non rovinarlo. Userò acqua e sapone. Sapone della saponetta. Più di così non voglio andare. Come vedete ci sono degli aloni che però non se ne vanno. Ho provato anche con del leggerissimo sgrassatore solo qui in questi punti, ma questo è il problema dell'alluminio. L'alluminio si rovina, questo è un graffio, non c'è niente da fare. E niente, va bene così, comunque è pulito. E rimarrà così. L'ho riguardato per un bel po', senza avere il coraggio di fare nulla, ma adesso è l'ora del botto, cioè, è l'ora del botto. Ho tolto i fusibili da 5 ampere bruciati, e al loro posto ho messo delle lampadine, un trucco che ho già usato su altri amplificatori, l'avrete già visto probabilmente in un altro video, e così limito la corrente e non dovrebbero succedere danni in caso che succedano danni. Non ho casse collegate perché in questo momento qua non ne ho, quindi non saprei cosa collegare. Ho solo un altoparlante, casomai dopo proveremo. E lo accendiamo così, a vuoto, e vediamo un po' se fa fumo e fiamme. Cosa che, cioè, secondo me qua scoppierà tutto. Perché? Perché ho cambiato il finale. Ma non è che sono sicuro del perché il finale era bruciato. Probabilmente il finale è bruciato, quindi sono bruciati i fusibili. Probabilmente qualche condensatore era in corto. E chi lo sa, vedremo. Quindi come prima cosa ficco la spina. Speriamo che non salti nulla, perché sarebbe seccante. Ecco, spina ficcata. E non salta nulla. E adesso proverei ad accendere. Buon segno. Buon segno. Il relè è scattato, qui ho un LED rosso e le lampadine sono fievoli. Io nutro speranze. Vediamo. Adesso si sono... Sta facendo delle cose. Sta provando...
Sta scattando. Non so perché. Forse vuole i fusibili? Non lo so. Spengo e riaccendo. Vediamo cosa succede. Ecco, ho riacceso. Scatta il relè. È scattato un'altra volta. Scatta, non scatta più. Fa dei click. Adesso il problema è capire se questo è dovuto al fatto che non gli arriva abbastanza corrente. Mi sa che dobbiamo rischiare e mettere i fusibili e vedere che succede. Ma questa cosa non mi piace. Non mi piace neanche quello che ho appena fatto, cioè ho messo i fusibili lì. Però non c'è niente da fare, dobbiamo provare. Attenzione, si è acceso e rimane acceso, però clic di nuovo, clic di nuovo, clic di nuovo, clic, clic. Clic, no, non mi piace. Fermo, clic di nuovo, clic, clic. Qualcosa non va. Non so proprio. C'è qualche altro problema qui. Spengo. La cosa buona è che i fusibili sono sani. I fusibili sono sani e non sono bruciati. Questo sembra essere interessante. Dentro non qui i finali sono freddi. Forse bisogna tarare questi due potenziometri. Comunque adesso misuro un po' di tensione in uscita e vediamo che cosa trovo. Ci riprovo. Altoparlante sacrificale su un canale. Niente. Vediamo sull'altro canale. Io a questo punto gli do un ingresso, cerco di dargli un ingresso audio in qualche modo. Avevo 300 minuscoli player MP3 qui in laboratorio, ovviamente non ne trovo nemmeno uno, quindi sono costretto a usare il computer. E quindi manderò in play qualcosa di orrendo, vediamo cosa succede, volume al minimo. E boh. Niente. Assolutamente niente. Quindi questo coso non sta funzionando. Muovo cose, ma non cambia nulla. Niente. Proviamo l'altro canale, giusto per sfizio. Però c'è evidentemente ancora qualcosa che non va.
Vediamo. Niente. Quando commuto questo succede qualcosa. Vedete? Ma comunque non si sente nulla. No. Questo coso non va. Quindi abbiamo altri problemi da risolvere e quindi adesso partiranno altri test. Abbiamo fallito, ho fallito. E quindi niente, io per adesso mi fermo qui. Comunque è stato rimontato, non brucia i fusibili. E a questo punto bisognerà indagare ulteriormente e capire che cazzo succede qua dentro. Cosa stracazzo sta succedendo? Perché... boh! Il relè scatta a caso. Anche da solo. Cioè lui così sta. Però dopo un po' comincia a scattare da solo. E non si comprende la motivazione. Resta che passare il resto della mia triste esistenza a cercare di debuggare il manuale tecnico di questo amplificatore. E capire perché. Perché questi relè scattano? Cosa sta succedendo? Thank you.
Thank you.